erano un po' di anni che eravamo assenti dal Pitti e quest'anno siamo tornati e torneremo poi con continuità. Come credo potete vedere, potete apprezzare, c'è un grosso ringiovanimento delle collezioni, quindi stiamo puntando sicuramente su una clientela più giovane, più internazionale. Stiamo facendo una serie di collezioni con delle capsule volte ad ogni mercato, perché i bisogni che ci sono nei mercati sono estremamente differenti l'uno dall'altro e quindi stiamo puntando soprattutto su questo, con protagonista la maglieria indiscutibilmente. Da pochissimo abbiamo stretto dei contratti di distribuzione che ritengo fondamentali per Malo in dei paesi fisicamente lontani dall'Italia, quindi parlo degli Stati Uniti, dove è appena partito un contratto di distribuzione nuovo, parlo di Giappone e parlo soprattutto di Cina, dove abbiamo stretto un bel rapporto di collaborazione e siamo molto confidenti che avremo un grosso successo. Oggi il fatturato è bilanciato. Quasi il 50% lo facciamo in negozi monomarca, con 13 negozi diretti, 6 negozi in franchising e 10 negozi in Corea con il nostro distributore coreano. L'altro 50% lo facciamo con i clienti indipendenti. La strategia è quella di crescere su tutti e due i canali, cercando di andare di pari passo. E quindi anche con i nostri distributori c'è un piano di aperture, direi abbastanza aggressivo, per poter aprire dei monomarca Malo anche in quei paesi.